Avessi mai detto che saremmo stati 2 mesi in Francia? Forse poteva succedere ed è successo. Siamo tornati in posti che avevamo già amato anni fa e che ci hanno di nuovo emozionati. Quindi ci dispiace un pochino passare qua gli ultimi giorni. Ci siamo portati a bordo un sacco di sorrisi, un sacco di emozioni, di posti bellissimi. Se avete viaggiato con noi sapete benissimo dove siamo stati. Ma ci aspettano degli ultimi giorni altrettanto emozionanti. E poi entreremo in un nuovo stato. Pronti a scoprire quale? Questa è la vita da camperista. Sei stanco? Non fai niente, eh? Buongiorno gattino, vuoi la pappa? Meglio? Crocchino. Servizio in camera? Non le piace, Milord? È troppo freddina. Ciao Milord, sei comodo? Abbiamo trovato un posticino, eh? Sacchettino, dove hai fatto innamorare una signora e un signore. Anche tu sei tanto cucciolotto. Beh, sovversivo, puoi venire invece in sicurezza come tua sorella. Ehi, mega lettierona, nascondi le tue vergogne. Nel momento in cui andiamo a avere un ducato. Già è vicino, però con le sbarre. E i Vestfalia, uno là e uno là, si godono questo. Sì, devo essere sincera, non ci aspettavamo tutte queste limitazioni di sbarre. Però. Però ci sta, si rispetta assolutamente tutto. La cosa bella è che là c'è il tramonto. E lì sopra. Andiamo, lo guardiamo al contrario. Vabbè, stamattina hai visto sia l'alba che il tramonto. Sei felice? Sa che ci bagniamo. Anche perché giurato che i capelli non mi asciugano, stasera non possiamo usare la Power Station. Perché? È Scarica? caricata. Guarda che loro scappano comunque. Andiamo. Corriamo. Sì, corri, corri. Non ho capito per qual motivo. Stava al 50% la batteria, segnava. Attacchiamo il Mac. Io passerei di là. Vabbè, non è che. Comunque, stava al 50. Eccolo. Ah, bambina. Allora, stavo al 50%, metto a caricare il computer, tempo 30 secondi, 0% scarico. Credo che non abbiamo calibrato bene le batterie di quel power station e corriamo e ve lo spiego in camper. Hai fame? Adesso mangiamo Pierino. Allora, mentre Sara amoreggia col gatto. Ma quanto bene. Comunque, credo che sia stata calibrata male la batteria. E quindi adesso quando arriva al 50% muore. Quindi, cos'è che ci ho consigliato? Tre cariche. Fare due cariche, 100%, Due cioè cariche scariche, portarlo al cioè al 100 e 100% ammazzo. e tirarlo giù. Di nuovo ricaricarlo tutto e ritirarlo giù e vedere come va. Il problema è che. Che qua attorno adesso tantissimi campeggi sono chiusi e quindi non troviamo la 220 a cui attaccarci. Perché questo ha bisogno di 6 6 ore. ore. Quindi Però noi in ci facciamo realtà 6 ore di viaggio possiamo spedito. anche provare. Ah, mentre andiamo. Ah no, però ci butta giù magari la batteria del camper. No, non evitiamo Vediamo. pasticci. E quindi o facciamo 6 ore di macchina, o dobbiamo trovare o 6 No. ore di pannello, o non lo so. Se Comunque domani dobbiamo facesse cercare. bello, 6 ore di fila. Hai troppa fame? Sa che dice Sì. che fa È brutto ora di domani. mangiare.
comunque siamo a Bayonne, eh? Proviamo il gatto basco ripieno di crema. Anche qua col burro, ragazzi. Tra l'altro la signora molto gentilmente ci ha regalato i cioccolatini. E qua. So che a me non piace perché è fondente, credo. Vero? Mi fa piacere. Scusa. E dici grazie. Mi fa piacere. Se non ti piace lo mangio io, eh. Vuoi questo? No, tipo il cavolo che te lo lascio, che tu me lo rubi. Oh, fondente, fa schifo. Questa cosa no, non è cioccolato, è tofu. Voglio buttarlo via. No, non vuoi tu? Non vuoi il mio? È tipo... grazie signora, ma mai più. Ma cos'è? Non si sputa il cibo, cioè non è che fa schifo, meglio. Però era cioccolato. Mi si sbocca dei denti. Se vuoi c'è il negozio di liquori per... Vabbè. Grazie signora. Vuoi dire grazie alla signora? Sta piacendo? Moltissimo. Ciao Bibi. Cosa vuoi dire Sara? Che siamo appena arrivati e io già rimarrei. No, vorrei rimanere, come si dice? Io già vorrei rimanere. Mi piace tanto, c'è una bella atmosfera. Da domani non torniamo? Ma torniamo? Scusa, non mi ha visto la cattedrale. Ah, domani torniamo. Ragazzi, domani torniamo. Io non ce l'ho, cioè non me l'aspettavo. Siamo andati sulla dritta di Ritz. Sai che te l'ho detto prima? Non ti ho ascoltato. Grazie. Scrivete un commento, salvate Paolo. Da Sara che non mi ascolta. Siamo ritornati a Bayonne. Abbiamo mantenuto la promessa. C'è un parcheggio molto molto comodo vicino al ponte. Magari vi mettiamo... mettiamo il link in descrizione, sì. Perché è la prima ora gratuita, quindi... è super comodo, sì. Anche perché noi avendo già visto una parte ieri sera, vogliamo andare dritti alla cattedrale, quindi ci è comodo così. Andiamo a vedere il faro di Biarritz e poi torniamo al parcheggio di stanotte. Sì, ci è piaciuto tanto, si è dormito bene, si torna. Andiamo a fare due passi, Piero. Vieni con noi? Vieni con noi? Sì. Sì. Anche tu? Ciao! No problem. Andiamo a mangiare? Yes. Andiamo al campo base. Poi vi mettiamo anche il link in descrizione di questo posto perché... sì, merita un sacco. Sì, ma solo di inverno. Allora sì. D'estate sicuramente no, sicuramente non potete venire, però d'inverno pare che sia tollerato. Cioè, senza il pare, è tollerata no. La sosta, perché oggi sono passati i poliziotti e non ci hanno detto niente. E secondo me merita molto di più adesso, perché ovviamente è pieno, però mi immagino che d'estate ci sia veramente il mondo. Un sovraffollamento, sì. Piace Oli? Ah, Pierino. Ti sta piacendo? Sì. Sono bravi loro, eh. Bravissimo. Allora, vi aspetto nei commenti se voi avete mai provato a fare surf.
Io ho provato con le mie amiche in Algarve, in Portogallo, sono letteralmente negata, il che mi fa pensare che non ci riproverò, ma non importa perché guarderò Paolo quando proverà e mi godo lo spettacolo degli altri. Andrei volentieri a fare il bagno, peccato che non si può arrivare qua col camper, no. Un casino. Speriamo più avanti di trovare una spiaggetta. Poi abbiamo anche appena mangiato un dettagli. Un panno cioccolato. No, abbiamo Mimì e Cocò a casa da guardare, quindi dobbiamo quindi tornare. Quindi abbiamo lo stomaco pieno. No, non è quello. Vabbè, ma a parte che lì ne... Allora vi raccontiamo questo panno cioccolà in versione diversa, perché qua nel sud della Francia appunto si chiama chocolatin, no? Il classico panno cioccolà. Invece il panno cioccolà vero e proprio qui è una baguette mini, baguettina, con una sberla di cioccolato dentro. Allora noi abbiamo fatto metà di uno e metà dell'altro. Ma comunque siamo a Biarritz. Già. Non l'abbiamo detto? Ora lo sapete. Andiamo a vedere l'altopiano e la statua della Madonna. E vi abbiamo messo il centro perché non è così eccezionale per noi, per i nostri gusti. Se dovete comprarvi invece una muta, una tavola da surf o quant'altro, fatevi un giro in centro perché trovate le cose carine. Quella là è la costa spagnola. La nostra prossima meta sarà. Sì! Vieni Pierpoli! Arrivederci! Ciao! Vabbè, ho un problema in questo momento, non so in che lingua sto parlando. It's difficult, it's quite difficult. Allora, stasera, ultima notte in Francia probabilmente, quindi domani in realtà, no, domattina sentiremo ancora dire bonjour. E poi sarà tutto un hola hola, hola amigos, gatos, arriba, arriba. Gatos, oh mamma, mi fa stranissimo dopo 2 mesi in Francia, non lo so. Il nostro prossimo mezzo? Sì, quello mi piace un sacchissimo, È piccolo. Sì, è molto più corto, più alto. È più corto. Comunque. Siamo a? Dove siamo? Hendaye. Ma siamo proprio tipo a 3 km dalla Spagna. Penso che proprio il paese lì di fronte sia la Spagna. Sì. Quindi oggi? Oggi termina. Termina la nostra avventura in Francia. 2 mesi ci abbiamo vissuto, ma senza volerlo, senza immaginarselo. E niente, ci portiamo dietro un sacco di positività, un sacco di ricordi, un sacco di emozioni, di persone conosciute, di luoghi belli visitati. E dai, diamo un'opportunità a uno stato nuovo. Sì.